di Patroni su canale Isra, che viene in questo nuovo video. Ciao a tutti e bentornati o benvenuti sul canale. Come state? Io una miseria. Buona giornata a tutti! Oggi siamo qui riuniti per tornare con una sfida di cibo, che però non farò da solo perché sto per andare a sfidare una persona che è nella stanza a fianco, ancora sotto le coperte. Strano proprio, non è per niente suo solito. Ma prima, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, andatemi a seguire su Instagram e mettere un pollice in su se vi piace questo video e vi piacerebbe rivederlo magari con qualcos'altro, perché oggi sfiderò la mia cara amica Ale ad ordinare quanto più cibo possibile dal McDonald's in 15 secondi. È una sfida che ho visto dal canale di Xmurri che ha fatto con Jumpitech. Vi lascio qui sotto il link se volete andare a vedere. Niente, ho l'ansia perché... ma nel dubbio che cosa fai? Prendi più cibo, quindi insomma non so quanto spenderemo, non so quanto cibo prenderemo, ma insomma prima di tutto andiamo ad avvertire la nostra amica. Ah, devi credere. Beh, buongiornissimo, amo. Una salma. Se apri la bocca mo esce, boh. Amo più pistarello. Sì, 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 una mummia, I miei piedi malvagi, amo. Sì, sì, Scrollando. Senti un po', cara. Dobbiamo fare una cosa. Già sentite, è strillato come una isterica. Ma ce ne esce blu di un'altra, biscia. Amiga. Quello che faremo oggi, amiga, come avrei appunto sentito dalle mie urla, è sfidarci, io e te, a ordinare quanto più cibo possibile in 15 secondi dal McDonald's. Yes, figura del serie triste, amo, mannaggia. Perché mi fai questo? Amo, incominciamo. Dai, amo, incominciamo. Vieni in McDonald's, bello. Buona giornata. Dobbiamo andare, amo. Credetemi, Merda, amo, non mi ricordavo che... Perché a me? Lasciami in pace. Senti, bella, adesso pure a pagare McDonald's e te stai a lamentare, dai, va. No, piantala. Lasciami in pace. Cosa fai? Ma chi stai chiamando, amo? Buona giornata, amica, mi hai mangiato il cervello di un'altra. La nostra principessa si è alzata. Comunque trovate il suo link nell'info box dove ha lasciato la sua decenza. Ma non c'è più neanche là. Ok ragazzi, siamo qui, ci siamo. Dai, apri. Ah, certo. Me li sei chiamato prima io? Prima le signore. Dammi il telefono, mega. Questa quando si tratta di mangiare, guarda, non faccia a nessuno. Girl. Ok, allora sono su Deliveroo. Quindi facciamo iniziare alla nostra signora. L'hai già messo il cronometro di 15 secondi? No, amore, lo mettiamo quando inizi. Provo a cercare a prendere quello che mangerai. Ok. Le cose possibili. 3. Aiuto, cosa te. Allora, 3. Oh mio Dio. 2, 1, vai. Ok. 3. Grandi spese. Oddio. Quindi, oddio, ma sono passati. Stop, stop. Siamo a 17 secondi, biscia. Siamo a 17 secondi. Quindi hai avuto anche 2 secondi in più, perché io stavo guardando il tuo ordine invece di guardare il cronometro. Fai te. Come al solito sei la privilegiata. Non ho preso tutto quello che volevo. Buona giornata. Uffa. Ma sono pochissimi. Cosa hai preso? Vediamo un po'. Ho preso le pepite d'Asiago. Il mio panino con il pollo e il filetto di pesce a menù. Cioè, amo, io non ho parole per te, veramente. Fra l'altro è quello che prendi sempre. Cosa più volevi prendere, amo? Non lo so, perché volevo cercare di prendere il più possibile. Raga, io penso di essere l'unica persona che ama il filetto di pesce del Mac. Raga, il filetto fish è in fissa, lo mangio continuamente. Lo mangio sempre, se vado al McDonald's prendo sempre quello. Cioè. Io lo adoro, penso sia il mio prefe del Mac. Beh, tocca a me. Allora. Ho l'ansia. 3. Vado. 2. 1. Via. Allora. Oddio, famo questo, patatine medie, menù grande, Coca-Cola zero perché sto cercando di stare dietro. E maionese per le patatine, aggiungere al carrello e sfizzosi dai patatini. Stop! No way, amo. Come hai fatto tu ad andare così veloce? Cosa hai preso? Amo, un menù. Volevo prendermi anche il McToast.
Raga, io pensavo che 15 secondi fossero molto. Cioè, quando tu sei davanti, pensa a me, che cosa ci metti ad ordinare? Perché tu non sai quello che volevi. Io sapevo già quello che volevo, quindi ho messo praticamente tutto quello che volevo nel carrello. Questa è la mia solita fortuna, raga. No, sei solo confusa. Come tutto il resto delle tue scelte nella tua vita. Cosa hai preso? Il My Selection Chicken Pepper, le pepite d'asiago, ne hai prese due. Io invece ho preso solamente il filetto fish. E io invece ho preso solamente il Grand Crispy McBacon nel menù, grande. Oh man, I'm a fucking pro. E il totale dell'ordine alla fine è questo. Ti ho chiamata. Non c'è problema, tesoro. Ti insegno come si fa un ordine su delivery. Adoro. Beh, allora a questo punto direi di andare semplicemente a ordinare. Ok, ragazzi, l'ordine è stato fatto. Quindi adesso dobbiamo solamente aspettare che arrivi per ingozzarci e spettacolare un po' davanti un po' di McDonald's. Alligator. Later. Siamo arrivati. Ieri sera abbiamo ordinato Mac. Sì. Che schifoso che siamo. Non si può più ridere, ci provo. Ma poi come puoi dire no quando le tue amiche stanno mangiando male? Beh, è impossibile. La finisci di mangiare? Che cosa serve prendere il McDonald's? A guardarlo? Sì, perché solamente guardando devi andare almeno 150 kg. Puoi dirlo forte, amico. È che non so. Dove sono le patatine? Non le vedo. Asiago, dopo bacon? No, quello è tuo, amore. L'hai preso tu, amo? Era nell'ordine? No, no. L'hai preso tu, amo? No, io non mangio la carne rossa, lo sai, amo. No, no, amica, vai a mangiarcelo di qualcun altro. Cioè, hanno sbagliato il panino. No, vabbè, amo. Questo panino è qua. Cioè, ci hanno dato un panino in più? Dovevano darci le polpettine. Le pepite. Invece delle pepite ci hanno dato il panino. Però, guarda, a livello di valore questo costava di più, amo. Ah, ma don't give a fuck, ma chi lo vuole? I don't know. No, ma niente. È dura. Tegnilo per telecamera, mossa. In tutto ciò io sono riuscito nella mia vita a convertirmi alla Coca-Cola Zero. In tutto ciò io stavo pensando che comunque ieri sera ho preso il McChicken. Ma comunque lo rivolevo. Penso sia il mio panino preferito. Oppure quando facevano il CBO. Allora il mio panino preferito in assoluto del Mac era una collezione dell'America. Quello con dentro i nachos e il pollo. Vai a mangiare il cervello di qualcun altro. Ma non hai capito quanto era buono, perché era tipo con i nachos, il formaggio, il pollo, poi c'era tipo la insalata, il pomodoro. Io non ho neanche mai mangiato questo. Questo è sempre uno di quelli di Bastianich. Sembra molto invitante. Niente raga, io sono arrivata a Roma e i miei amici mi fanno: beh, ma te cos'è che hai contatti con il ministero della salute che bevi a tuoi scopi il coronavirus a Milano? Ma no. Fate voi raga. Comunque. Perché in tutto ciò io non ho intavolato l'argomento del fatto che sei qui a Roma. E questo è il primo video di una lunga serie, amiga. Preparatevi, bitch. Pronto? Ho dei social da mantenere. Io volevo ordinare anche la maionese. Oh, mamma mia. Meglio così, le salse fanno male. So iconic. That's the only thing that I can see. Le salse fanno male. Cioè, alla fine, tu hai ordinato di più e mangio di più io. Cheers. Cheers, amica. Io pensavo avremmo ordinato molta più roba comunque. Anch'io. Oh, ma in 15 secondi è impossibile. Io penso di aver ordinato quello che ho ordinato perché mi hai dato 2 secondi in più, No, 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 no. Ogni tanto più, Fra l'altro, raga, visto che adesso sono con Ale e stiamo di nuovo mangiando il McDonald's, stavo pensando di raccontarvi quello che ho tagliato dall'Escandalo. Che c'è una cosa che io ho tagliato da Escandalo per questione di minutaggio e questione di focalizzazione del video su quello che dovevamo fare. Era tipo mega fuori tema, cioè. Esatto. Mezz'ora di sprologio. Perché poi siamo due logorroiche, quindi cioè si aprono discorsi, si apre di qualsiasi cosa. In cui vi abbiamo raccontato una cosa che ci è successa quest'estate. A me e Ale, più che altro a me, però che Ale ha vissuto. Spooky check. Perché abbiamo avuto un'esperienza paranormale. Non si parla di mastruccata. Ahimè no. Ed è già una cosa abbastanza spaventosa, ma questa che vi sto per raccontare. E chi ci segue da quest'estate appunto avrà visto la nostra vacanza un po' pazza con le nostre amiche. Perché abbiamo passato, quanti? 2 settimane? 10 giorni, non mi ricordo. 2 settimane con Federica, Melissa. Io 3 settimane, raga. E Riccardo, sì, lei la tenda fuori casa, vabbè. Ciao, amen. Federica, conoscendomi, non mi ha detto una cosa molto importante prima che io arrivassi. Perché io ero stato da Federica già, però tipo a gennaio. E non avevo dormito in un'ala della casa, perché casa dove stava Federica era enorme. E non avevo mai dormito nella dependance. Non l'aveva detto perché mi conosce, sa che sono un po' suscettibile riguardo ad alcuni argomenti. Praticamente mi ha detto che in quella parte della casa c'era il fantasma di una donna. Specificatamente dove hanno dormito Melissa e Riccardo. Ciao ragazzi, eravate in compagnia tutte le notti. Il demonio che le guarda così alle 4 del mattino a letto. Ah, ma immaginami, mi è seduta con la parrucca e le ciglia finte che ti guardo. Tutto ok? Melissa, dov'è lo struccante? Ma guarda che me strozzo e poi divento io il fantasma della stanza. Eccola. Infatti anche a loro
L'abbiamo detto dopo che si sono sistemati nella stanza. Però tipo non si sono stati. Cioè, perché Melissa non gliene frega niente. Non ci crede, non ci crede a questa cosa. Ci puoi credere come non ci sì, crede. C'è gente che ci crede e gente che non ci crede. Fatto sta. Era passato un botto di tempo. Praticamente Riccardo e Melissa se ne erano già andati. È successo alla fine delle È successo vacanze. Proprio alla fine della vacanza. L'escantelo di agosto era con me e lei non è mai uscita. Ma adesso vi raccontiamo perché il video non è mai uscito. Praticamente la sera in cui dovevamo girare Scandalo io e Ale, eravamo tutte quante là nella sala vicino alla cucina, non mi ricordo, comunque eravamo là. Io dico vabbè raga, vado a prendere le cose per fare il video. Quindi entro nella dependance, era tutto quanto buio. Entro, prendo quello che dovevo prendere, perché praticamente dalla cucina devi uscire fuori un giardino esterno, perché la dependance è all'esterno. Quindi vado fuori, era tutto quanto buio. Quando esco, semplicemente stavo chiudendo la zanzariera. Non mi ricordo che orecchio era, ma mi sento dentro l'orecchio una voce che mi fa ma. Ma proprio ho sentito proprio ma. Sapete quando una persona vi sussurra all'orecchio e sentite proprio l'alito che vi sbatte addosso sul collo? Anche io mi giro perché ero convinto che fosse Ale che mi stava facendo uno scherzo. Poi non sono una persona che si spaventa molto facilmente. Cioè poi queste cose, credendoci, non sono di quello che quindi ha paura o è. Semplicemente ci credo, credo a fenomeni paranormali e basta. Raga, mi giro. Raga, era tutto buio. Raga! Ho iniziato a correre per la casa andando su. Vi racconto questa roba, allora pietrificate così. Ale, amo, stasera dormiamo tutti e tre qui. Io quando non c'era Kevin dormivo in camera di Federica. No, no. A me non era mai successo. Ero veramente convinto che dietro di me ci fosse o Ale o Federica. Era successo prima o dopo la cosa dell'orecchio? Prima, vero? Prima, nel mentre, amo. Quando gli inizio... Subito dopo. Quando gli racconto quello che era successo, inizia a farmi male l'orecchio. Che era l'orecchio dal quale mi ero sentito parlare nell'orecchio. Cioè, era quell'orecchio là. Allora mi faccio controllare da loro che cosa avevo nell'orecchio. E mi dicono che non c'era niente. Cioè, sembrava ci fosse qualcosa, ma non... Cioè, zero. Non c'era niente. Quindi nel mentre... giriamo il video, mangiamo, finiamo nel scandalo. Quando io torno a Roma mi rendo conto che non c'era l'audio del video. Cioè non c'era l'audio del video. Cioè io ho sentito una voce nell'orecchio, che l'orecchio mi ha subito iniziato a fare male. Poi l'audio di quel video non c'era. E non era successo il giorno stesso che tipo è caduto con l'uccello di Federica? Mentre filmavamo? Raga, non avete capito? Io sono... Che era un corvo nero, no? Sì, quello che ha usato lei per fare la cosa di Malefica. Cioè io non penso siano entità fantastiche. Cioè secondo me sono tipo energie, tipo secondo me sono tipo onde magnetiche che fanno queste cose, amo. Più che effettivamente persone morte che hanno uno spirito. Ce la credo un po' più così, raga, ecco. Sì, è una versione un po' più scientifica del paranormale. Sì, io sono un po' più scientifica che... Io no, io sono molto spiritualista, quindi credo un sacco... Ovviamente devi crederci, ma si dice anche ovviamente che quando per esempio una persona muore con rabbia eccetera eccetera, lascia un marchio nel posto in cui muore. Quindi là nasce tipo la casa infestata o lascia qualcosa, capito? Al di là di questo, Gianmarco Zagato, poi ne riparliamo, amo. Ciao amica. Portami con te a fare la tavola Ouija che voglio vedere come mi fanno truccare i fantasmi. Amo, sai che carino? Perché non chiamiamo un fantasma gay? Che scandalo. Diciamo che raga, non sono né super credente ai fantasmi, ma nemmeno super scettica. Sono proprio, cioè io sono il perfetto mezzo, in mezzo. E effettivamente quella sera raga mi ha dato da pensare perché cade il corvo e questa gli alitano nell'orecchio e l'audio non c'era. Era veramente troppe coincidenze. L'orecchio che mi faceva male in cui, non lo so raga. Spooky. Boo bitch. Guarda adesso ti metto il pollo in faccia. Vai a mamma. Va bene Ale? Non so se ne voglia. Poi tu non hai tutta questa fame, amo? Amo, capito, se non ce l'ho, non ce l'ho. Ma nel dubbio, mangiamo, no? Bene, raga, la situazione è questa che qui c'è arrivata. Esatto. C'è arrivato un My Selection, che comunque voglio provare, quindi magari un mozzico glielo do. E Ale praticamente gli ha avanzato tutto quanto il panino, non ho parole. Io invece ho finito tutto quello che avevo preso. Beh, in tutto ciò, questa è stata la nostra sfida. Fateci sapere se vi è piaciuto questo video e ne possiamo rifare altri, anche con altri ospiti, magari. Speriamo di avervi intrattenuto e strappato un sorriso, amico. Preso! Me lo metto qua. Noi vi ringraziamo per aver visto questo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un pollice in su. Commentate su quale altro ristorante dovremmo ordinare in 15 secondi. Magari scriveteci anche che video vorreste vedere. Vorreste vedere tipo noi insieme o in generale challenge, cose. Esatto. Tanto siamo qua. Possono essere le vostre pagliacce quanto volete. Le vostre veline. Quindi niente, vi ricordo di iscrivervi ai nostri canali che trovate qui sotto nell'info box, ai nostri Instagram. Perché se non lo fate non siete parte dell'elite. Bitch cheers. E noi ci vediamo al prossimo video e niente.